Ciao, oggi ti presento qualcosa di davvero speciale. Perché? Perché parliamo di un qualcosa di 8 metri. Flair by Nisman Bischoff. 8 metri e 6 centimetri, largo 2,34, alto 3,40. Patente C, ma otteniamo tanto da questo. Camper spazioso, camper con un determinato tipo di rifinitura. Meccanica. Iveco 3000, gomma gemellata, trazione posteriore, cambio automatico. Disposizione del nostro veicolo, letto trasversale in coda, bagno molto molto grande e dinette molto grande. Eccoci nel fianco del nostro Flair. Perché dovremmo andare ad acquistare un veicolo come questo? Per la qualità. La qualità che, nonostante sia un veicolo di una decina d'anni, notiamo un qualcosa di veramente diverso. Guardiamo solo che la porta, la chiusura della porta, il tipo di cerniera che ha e come va a chiudere. Gas esterno. Posso portare o meno lo scooter nel gavone? Ebbene sì, perché la portata di questo gavone garantita è di 350 kg, testata di circa 500. In più, il vecchio proprietario aveva messo il portamoto. Gavone, veramente un gavone garage. Docetta esterna, caldo-freddo. Il precedente proprietario aveva due diverse tipologie di moquette. Una moquette più sottile, una moquette più spessa. Ricordiamo chiaramente che il camper è su doppio pavimento. Il camper ovviamente ha il riscaldamento Alde come si conviene a una qualità e un livello come questo. È stato installato anche il riscaldamento a gasolio e poi per quindi andare a aumentare l'autonomia energetica. E poi che è già stato fatto il kit, la revisione e in più due cassette aggiuntive del WC. Eccoci nella zona giorno del nostro Flair. La cabina è provvista di due sedili aguti. Abbiamo una serie di particolarità. Sicuramente cosa succede? Che noi abbiamo il sole in faccia e il parasole può essere un po' distante, quindi in questo caso cosa facciamo? Andiamo a premere un tasto e otteniamo l'abbassamento del parasole. Oppure l'oscurante per la notte in questo caso è una tapparella. Sì, proprio una tapparella come quelle di casa. Qui sul frontale quindi abbiamo anche una piccola parte di comandi. Lato della porta, per avere una finestra che sia apribile, è una finestra scorrevole con cornice in alluminio. E invece dalla parte del guidatore abbiamo una finestra classica a compasso. Nella parte superiore possiamo notare l'oblò, il maxi echi. Andiamo adesso a osservare quella che è la scaffalatura nel capelliere. Quindi tutti spazi ben divisi e molto capienti, tutti i mobiletti con doppia cerniera. Abbassando il basculante del nostro Flair possiamo capire effettivamente, guardate che bell'isolamento abbiamo nel tetto e l'oblò dedicato. Guardiamo adesso il nostro pavimento. Vediamo disseminato di bottoline che alcune, come vedete, sono dedicate allo stivaggio. In questa botola c'è il radiatore scambiatore. Che cosa vuol dire? Vuol dire che nel momento in cui voi viaggiate potete aprire quella valvolina e andare a scaldare anche la parte posteriore del veicolo con l'acqua del radiatore. Potete anche fare il contrario. Guardiamo adesso il lato della cucina. Cominciamo dall'alto con due petti molto molto grandi. Sopra abbiamo il turbovent. Se scendiamo vediamo l'oscurante Remis plissettato. Abbiamo già la divisione per due tipi diversi di spazzatura
e il lavandino è un lavandino doppio. Come vedete, la parte bassa è provvista di tantissimi cassetti, ma che noi andiamo a chiudere solo con una rotazione. Da questo lato invece possiamo notare porta Scottex, porta bottiglie. Una chicca particolare ad esempio è il porta strofinaccio. Quello che invece notiamo qua sul fianco è il comando del riscaldamento. Il frigorifero è un frigorifero trivalente Dometic 140 litri. Sopra il frigorifero possiamo notare lo spazio per la televisione. Un optional sicuramente importante installato sul veicolo è l'aria condizionata. Il veicolo ha installato il DC kit della Dometic. Sicuramente una cosa simpatica il portacapsule, e una cosa particolare il fatto che la porta di divisione tra il frontale e il posteriore sia chiusa, sia chiudibile a chiave. Dietro la porta possiamo vedere uno specchio completo. Passando nella parte posteriore del veicolo, oltre a questa porta, vediamo sicuramente una bella idea il porta biancheria, e in più qui sotto abbiamo il serbatoio dell'acqua. Come vi ho fatto vedere prima, il doppio pavimento è molto alto. All'interno di questo doppio pavimento, nella parte posteriore, è installato il serbatoio dell'acqua, che è addirittura di ben 260 litri. Un armadio di circa 50 cm di larghezza per tutta l'altezza del veicolo. Passiamo adesso al bagno. Certamente un bagno veramente molto molto grande. È un veicolo tedesco questo. Quindi cosa succede? Non hanno quasi mai la finestra in bagno. In compenso è stato installato un oblò grandissimo, infatti abbiamo il midi echi sul tetto del bagno. Per accedere al letto abbiamo questo gradino. Possiamo notare quanto completamente la parte posteriore del veicolo sia ricoperta di capeliere. Immaginate che questo è un veicolo che la sua vita molto spesso è in climi estremamente rigidi. Infatti, oltre al doppio pavimento di cui abbiamo già parlato, abbiamo completamente l'isolamento nelle pareti aggiuntivo con il tessuto, soprattutto nella parte posteriore dove c'è il letto, e nel tetto. Ricapitoliamo quindi le caratteristiche del nostro Flair Nisman Bishop: 8 metri e 9 centimetri, 2,34 m di larghezza, 3,40 m di altezza. Meccanica Iveco 3000, cambio automatico. Motorhome con letto trasversale in coda. Doppio pavimento, 260 litri d'acqua. L'età, maggio del 2009. Chilometri 113.000. Optional, tendalino esterno da tetto. Aria condizionata, inverter DC kit originale Dometic e poi portamoto esterno, gas esterno, doccia esterna, tre cassette, ma soprattutto il riscaldamento gas, elettrico e gasolio, tutto in uno. Certamente un veicolo speciale, dedicato a chi veramente vuole affrontare viaggi di un certo livello per tanti tanti giorni. Costo: siamo poco sopra i 60.000. venite a vederlo da Evo Camper Novi Ligure. Vi aspettiamo, ciao.